Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, come artista sei un artista completo, cioè fai tante cose, però... Eh, Mi rende forse questa è una domanda che forse qualcuno te l'ha fatta in passato o nel tempo forse ti te è stata anche fatta, ma se dovresti descrivere chi è Luca Bonaffini, come lo descriveresti? Ma eh, io faccio molta fatica a descrivermi perché siamo tutti bravi a parlare del meglio di noi stessi, ma non di noi stessi. Allora, io visto che sono sempre stato un pessimo commerciale, un pessimo venditore, faccio molta fatica ad espormi in vetrina e, soprattutto, a mettere in vetrina il bonaffini da, da indossare. E, per cui vado a leggermi le biografie, i commenti degli altri. Eh, le, le opinioni, le considerazioni, parlo artisticamente ovviamente non umanamente e non per quello che è il mio pensiero di fondo che insomma la mia identità ce l'ho, la conservo però mi piace eh, mettermi diciamo così nella, nelle orecchie nella, nella voce nei sentimenti di coloro che eh, sapientemente sanno descrivere quello che eh, osservano quello che sentono eh, quello che appartiene diciamo al, al background anche a volte invisibile di un artista. E allora se io mi devo descrivere un po', mi piace descrivermi con le parole di Mario Bonanno, che ha scritto una mia bellissima biografia, un uomo eccezionale, eh, ma anche tanti altri eh, giornalisti come Fabio Antonelli, come altri che potrei insomma, citare continuamente, eh, Alessandro Sbarbada, che è un amico, uno scrittore, ma un giornalista però è, è scrittore, oppure i miei collaboratori stessi, da, da Maurizio Ferrandini a Benedetta Zibordi, Betta è una scrittrice anche lei, Lucila Corioni, eh, Roberto Padovan, i miei eh, amici come Flavio Oreglio, quelli che sono stati come Pierangelo Bertoli, Claudio Lolli, a loro mi piace affidare la mia, diciamo così, la descrizione della mia splendida disorganizzazione artistica. E a questo punto io partirei già. Come nasce questo nuovo lavoro? Che è comunque un lavoro, oltre che diciamo che è un minimal, perché è un album eh, voce e chitarra, soprattutto voce reale. Cioè, non ci sono correzioni, è una voce. Ma quando nasce? Abbiamo capito che forse questo progetto era un po' che te lo portavi dietro. Abbiamo la sensazione allora. Io il 28 ottobre del 2022 eh, compierò i miei primi 60 anni e questa cosa nacque intorno praticamente ai. 19, A cavallo tra i 19 e i 20 anni, quindi sono eh, esattamente 40 anni che questa idea mi balenava per la testa. Idea che è diventata poi un, un progetto scritto, che poi è diventata un'idea su alcune canzoni, poi è diventato un concept che non ho mai mh, eh, definito, rifinito, concluso inizialmente di otto brani come le fiabe di Però le fiabe stesse di cui parleremo dopo. E, e oggi è diventato un album di 12 brani che contiene un po' tutto quello che è eh, il manifesto, lo dico con, con umiltà, anno, cioè il manifesto dei miei eh, 40 anni di attività musicale, con alcune punte eh, in alto, alcuni picchi di carriera, quindi di vera e propria diciamo, esposizione pubblica. Pertanto, anche brani di, eh, di riscontro, di consenso e di successo. E altri, invece, momenti più sommessi, più silenziosi, più di ricerca che appartengono a tutto quello che è il percorso cantautorale che va. A compimento a completamento di tutta quella che è stata la mia attività. Nel 1982, io addirittura ero un giovane disoccupato iscritto all'università pedagogia con indirizzo psicologico, a Magistero Verona, io sono Mantovano di origine, e questo Baldo Ricciolone, che adesso vedi imbiancato è un po', è un po', è un po' senza, 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 diciamo così, senza i capelli immaginabili. <ride> Ecco, io mi ricordo che allora con la mia chitarra eh, alternavo eh, momenti appunto di studio a quelli che erano di composizione a quelli che erano i lavori saltuari, eh, ad esempio tre mesi in biblioteca. Quei tre mesi furono importantissimi perché io mi ritrovai circondato, ho avuto la fortuna di lavorare nelle Terziane di Mantova, dove ci sono libri antichissimi e di grande spessore eh, la, da, di letteratura originale e originaria quindi una cosa meravigliosa e mi ritrovai anche le fiabe in francese di Chaspero, Le Contes de Mammerlois i racconti di Mamma Oca che contenevano poi le versioni delle, fra, delle, delle fiabe eh, originali anch'esse, eh, scritte alla corte del re Sole eh, nel 1600 e quindi eh, con un significato ben diverso da quello che noi avremmo ereditato e trasmesso poi. La fiaba allora era una specie di racconto noir, di racconto dell'orrore, diremmo oggi quindi con degli spunti gotici e a volte purtroppo di temibile cronaca eh, contemporanea dall'ora, e quindi per cui troviamo il, il piccolo cappuccio rosso che in realtà insomma, è una, una storia di estrema violenza nei confronti del bimbo, cioè la, la, la morale è non accettare caramelle dagli sconosciuti, troviamo eh, delle altre cose come Barba Blu invece che è una specie di serial killer. E allora io che cosa ho fatto? Nel corso del tempo, prima con un po' di eh, ingenuità, ma di spontanea, ingenua, buona fede, ho elaborato queste fiabe un po' come faceva Edoardo Bennato, come si facevano nel musical eh, negli anni 70, di tentativo di eh, importazione nel mondo del cantautorato, quello che era il mondo della letteratura, solo che loro l'avevano fatto in maniera geniale ed eccellente, io ero molto giovane. Piano piano maturando un album mio, cioè arrivando a un Luca Bonaffini che eh, con, un, eh, con Mille Futuri, al, eh, anzi con Un futuro unico ai Ritorni, quindi per eh, parafrasare Il Ritorno al futuro, eh, si è ritrovato praticamente ad attingere a queste bellissime cose, però trasformandole in canzoni che hanno eh, un significato sociale. Qualche volta, voglio dire anche con provocazione, per cui pollicino, ad esempio, eh, in questo caso diventa pollice verso e che altro non è che una canzone contro il bullismo di chi ne approfitta dei più deboli e quindi è anche una canzone in cui si intraleggono. Delle riflessioni sulla mancata potenza, quindi sull'impotenza anche addirittura eh, sessuale nella nostra società, quindi più deboli, più fragili, anche perché forse eh, i meno dotati di carattere e di capacità autoaffermativa, poi ci sono altre. Altri viaggi, come la bella addormentata, che non è nel bosco, ma è nel metrò, quindi una trasposizione nella realtà metropolitana di questa grande solitudine. alla ricerca di un romanticismo anacronistico che non trova invece più riscontro nella, 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 nel nostro tempo. Eh, invece non è più quel gattaccio furbo che è, ma al contrario è l'uomo che si pente in qualche modo l'essere. Gatto nella sua astuzia che decide di non uh, sopravvivere più sbranando, dando la caccia dei topi, ma salvandoli. Insomma, poi ci sono tante altre, tante altre diciamo così, interpretazioni differenti di quello che è la fiaba moderna, che non ha più a che vedere eh, con la fiaba antica che prevedeva una morale, ma una storia reale che ha a che vedere con un'etica. Infatti l'album non è una favola, che poi in realtà sono tutte favole lì dentro, un pochettino raccontate, però abbiamo scoperto che il lupo cattivo in fondo non è così tanto cattivo, e il principe azzurro probabilmente è un po' stanco di essere troppo principe e eh, forse troppo azzurro. <ride> sì, è bravissimo, è proprio così, perché poi il principe, se tu ci pensi, alla fine delle fiabe cioè, arriva sempre questo principe, no? che si somigliano tutti, no? sono tutti belli, intelligenti, bravi, ricchi, dolci, gentili. Però se noi un attimo al sommo risolutore eh, reale o comunque di, 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 di futura eredità reale, insomma, demandiamo un ruolo di essere umano, diciamole che qualche volta... Insomma, se, se si toglie, scusami questa espressione non è elegante, ma se si toglie i bellissimi stivali, magari sotto ci sono anche delle calze bucate e non so i, magari i piedini non profumano propriamente di rosa, per cui sappiamo dell'umanità, dell'essere vivente e questo va eh, comunque a um, incoronarlo ancora maggiormente, perché quest'uomo che si sforza di essere sempre migliore però, alla fine si ritrova il confronto con il mondo a doverlo reggere tutto per la sua perfettibilità, che purtroppo non si trasforma mai in reale perfezione. E questo, purtroppo a questo principe, gli va a dire, senti, e se a un certo punto io scappo con Zorro, hai capito? E abbiamo visto questa copertina dove ci ha rappresentato questo principe che sta forse camminando in questa foresta. Quando, come nasce questa copertina? che poi è, comunque rappresenta un pochettino anche l'album. Sì, lo rappresenta molto e devo dire che è un'altra eh, interpretazione davvero bellissima e geniale di Vittorio Bustaffa, che è un illustratore che adesso insegna tra l'altro alla, alla scuola del fumetto di, di Padova, ma comunque ha una storia, una biografia inenarrabile, talmente è lunga e articolata, che è già la quarta opera che mi, eh, che mi concede, che, che mi dona per le mie canzoni o per dei miei progetti. La prima fu Nessuno è scomparso nel 2007, di cui curò addirittura un'intera mostra con un sacco di tavole e materiale per una scenografia teatrale. Eh, poi e realizzò un disegno, uno schizzo in bianco e nero che diventò poi un'illustrazione vera e propria per una manifestazione di cui diventai eh, direttore artistico che si chiama Voltarte. Poi, per, in, eh, per i miei 30 anni di mh, attività autorale nel 2015-85-2015, quindi come autore discografico. Eh, mi omaggiò invece di eh, una, un dipinto eh, antologico, della quale poi io feci, invece, della quale ne feci una copertina per eh, un album intitolato Non è mai troppo Natale, pubblicazione eh, fuori programma durante il lockdown, e infine questa cosa molto, molto eh, veramente sconvolgente per me perché è riuscito a rappresentare tra fantasy. E eh, 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 realtà, davvero, e eh, eh, reality quasi, un'opera un eh, di, di diciamo così eh, di, di, di illustrazione di tutte quelle che erano le canzoni contenute nella, in Non è una favola. Lui, tra l'altro, l'album, le tracce iniziali Provini, li conosce dal 2006. Perché glieli feci sentire in anteprima, su cui stavo già lavorando, quindi è testimone del fatto che da tantissimi anni questo album era, in, era lì per essere pubblicato. E eh, tu hai citato eh, prima, soprattutto abbiamo visto un videoclip dove effettivamente c'è anche questo caso: si riporta sempre un pochettino al fumetto, eh, con tu, eh, te che hai l'immagine praticamente ridisegnata. Nel, nel, eh, quando, quando nasce l'idea questo videoclip, come si è sviluppata e poi come è cresciuta per arrivare poi alla fine di questo, beh, cioè, comunque un bel video. Guarda, è nato proprio in maniera quasi spontanea, nei pochi giorni. A una settimana prima dell'uscita dell'album, tanto più che non è stato distribuito come di consueto, dalla mia etichetta, non è stato divulgato da Believe Digital, ma verrà divulgato più avanti a settembre, ma abbiamo voluto metterlo subito su un canale YouTube, su quello dell'etichetta discografica, così che dalla sera stessa, fosse dalla sera stessa dell'uscita del, dell dell'album fosse reperibile su YouTube e visibile per regalarlo proprio ai nostri. As amici eh, visitatori e ascoltatori. Il, il tema in realtà è, è quello dei fiori, questa eh, immensa stanza floreale tra eh, disegno, eh, proprio tra disegno quasi tra acquarello no? e e, e cose volanti, e animazione, quindi, una, una eh, diciamo, è proprio un modo per descrivere la bellezza, ma anche la, la, la sofferenza che porta questa bellezza nella sua nascita e la sua crescita. Soprattutto quando un fiore bellissimo sta per crescere e magari improvvisamente, o per motivi di forza maggiore o di forza minore, questa crescita viene fermata, bloccata. E allora c'è questo racconto mio personale, fatto, devo dire, con mezzi di fortuna, eh, che è stato poi invece raccontato in maniera eh, eccellente sempre dal Maurizio Ferrandini, che citavo prima, collega cantautore, art director e anche eh, videomaker e consulente comunque di, di tutta quella che è la parte grafica che immediatamente ha voluto realizzare questa cosa con me e per me, ottenendone un successo sempre minimale, spontaneo, ma molto, molto emozionante. Prima hai citato diversi nomi, nella tua carriera hai lavorato e con, ho collaborato con tanti artisti, hai fatto diversi nomi, tra cui Pierangelo Berto, che abbiamo detto... Eh, ma anche neck eh, Fabio Concato. Allora, intanto prima cosa viene spontanea la domanda per un ragazzo abbastanza giovane, ma non troppo vecchio: eh, qual è eh, il ricordo più bello di Bertolt? Perché noi, io l'ho conosciuto con Muso Duro, eh, la canzone eh. che poi lui scrisse raccontandolo il suo aneddoto, lui ogni volta che presentava la canzone diceva. Sai, il discografico mi disse che io non ero più dal tempo adatto, i miei tempi erano passati, e poi scrissi a molto duro e probabilmente lo feci dimettere, sognando, dicendo: Forse è stato quel caso. Ma che, qual è il momento più bello che ricordi di tutto quel periodo con Perangi Bertoli? Ma il, mio, il momento più bello è sempre quello dell'inizio quando tu senti che sei dentro una cosa e ti sembra di viverlo eh, davvero come in una favola, ecco in questo caso, come in un film. Eh, quella è una storia proprio che potrebbe benissimo essere raccontata da qualche sceneggiatore eh, in, un, eh, in un film, eh, perché insomma io ero proprio un ragazzino, anche devo dire, eh, poco capace di furbizia, non bravo, come dicevo prima, a vendermi. L'incontro con Pierangelo fu uno degli incontri più belli e più sani di tutta la mia vita, perché gli portai, come accade proprio nelle storie che noi leggiamo o che vediamo dei grandi, del materiale e lui lo accolse lentamente, piano piano, facendomi maturare sia come persona che come artista. Eh, lo accolse mh, facendone di quel materiale, materiale di grande successo, tanto più che nel giro di breve tempo io mi ritrovai sui grandi palchi, firmando successi come Chiama Piano, così nasce una canzone davvero, insomma, canzoni eh, che appartengono sicuramente alla sua storia di cantautore, ma anche alla storia della musica del vinile, degli anni in cui il vinile contava. E, e poi con il boom di spunta La Luna dal Monte, del quale io comunque sono stato... Testimone reale di nascita, quindi nessuno potrà mai dire quella canzone non l'ha scritta lui perché io l'ho visto scrivere, anzi, addirittura facendogli da specchio come tu fai ora da specchio a me, e inducendola a dire quello che non avrebbe probabilmente mai detto se non l'avesse raccontato a nessuno in tutta una notte, cioè la notte del 6 gennaio 1991. Per cui diciamo che i momenti bellissimi, non belli, bellissimi, convertoli. Sono tanti, forse un po' troppi da ricordare addirittura in tempo, in tempo reale. Però eh, ti dico, gli altri nomi eh, hanno avuto sorti diverse. Cioè con Lolli, ad esempio c'è stata una collaborazione più eh, temporanea per un breve tempo, anche se è stato importante perché lui ha lavorato ad un mio album eh, regalandomi delle cose eccezionali e ha anche fatto una nota introduttiva della mia biografia. Quindi è una cosa meravigliosa. di oltre ad aver scritto e cantato insieme a lui, eh, insomma, c'è stato anche questo suo supportarmi fino alla fine. Eh, povero Claudio, eh, povero caro Claudio. Poi, e tante altre collaborazioni, eh, ad esempio, quella con Dario Gai e Enrico Ruggeri, col quale ho scritto questo spettacolo Allora Contro. Uh, contro l'Omofobia, di questa storia appunto di questo artista che si chiama Dario Gecchi, un, un nostro illustre collega che ha fatto delle canzoni, ha scritto delle canzoni stupende e è stato prodotto da Enrico. E io e Enrico abbiamo scritto questo spettacolo su, su di lui che ho diretto e prodotto io. Quindi anche Enrico Ruggeri ci entra in qualche modo insieme a Dario nel, lungo il mio percorso. La, mh, poi vabbè, tu citavi NEC. Eh, come Dio dato, come grazie di Michele, Sergio Scrilli, tutti questi anche loro hanno Fabio Concato, hanno, hanno cantato Chiama Piano e quindi voglio dire, facendola diventare una canzone molto 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 condivisa da mondi diversi, quindi dal, dal, da un pop melodico, eh, struggente, fino alla ballata d'autore, eh, una cosa... Bella, e anche personaggi come Flavio Aurelio, invece col quale io ho avuto un lungo passato dal 1985, del quale sono ancora coautore e coproduttore. Co Noi amiamo il genere di Flavio Aurelio, quindi l'abbiamo anche conosciuto, ci siamo divertiti perché effettivamente racconta quello che è la realtà dei fatti. Ma poi in realtà tu sei produttore discografico regista teatrale perché anche regista teatrale eh, sei scrittore cioè eh, effettivamente poi a questo punto inizialmente avevo detto un artista l'arte si manifesta in tutte le forme scritto cantato dipinto ma in questo caso eh, ti mancherebbe solo la pittura forse pensa che io da bambino facevo fumettista e non era a merito mio, ma di mio padre, che era un artista insegnante di storia dell'arte e pittore, uno straordinario pittore che ho studiato a Brera. Mia madre aveva una galleria d'arte e mio fratello era architetto. Per cui, quella parte lì io mi sentivo davvero il pollice verso, no? il pollicino rovesciato, perché dicevo: oh, 'Porca miseria, io sono in mezzo a questi super dotati dell'arte'. Dico: Ma cosa vado a fare anch'io? I disegni e dopo sarò sempre il figlio di Giorgio Bonafini, Invece la soddisfazione maggiore fu quando lo presero per strada e gli dissero non più, non dissero a me tu sei il figlio di Giorgio, ma dissero a lui ah ma tu sei il papa di Luca e questo accade grazie alla mia scelta un pochino più... Popular di dedicarmi alla, alla canzone. Però la canzone per me è stato un modo sempre non solo di fare musica, perché quando io sento i grandi musicisti, i veri musicisti, io mi, 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 mi emoziono mi, eh, tantissimo, mi commuovo davvero molto. Eh, ma era per raccontare delle cose che già mi piaceva raccontare a voce, scrivere, eh, perché fin da bambino anche mi piaceva molto scrivere. Provare, insomma. E allora ho cominciato a scrivere le canzoni perché mi piacevano i cantautori, sia quelli internazionali, da Bob Dylan ai padri no? Leonard Cohen, ma potremmo citare poi la, 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 la grande canzone dei più pop come Elton John o come altri, ma anche i cantautori più ideologici, cioè quelli dell'America Latina come Pablo Milanes oppure Sicco Barche di Olanda, Melodici, eh, Gaetano Veloso, eccetera, eccetera, ma anche Manuel Serrat, oh, oh Brassens, eh, tutti questi personaggi che io ho ascoltato, personaggi, non personaggi, autori, i Sansonnier, cantautores, eh, songwriter, che ho ascoltato fin da ragazzo, a fianco dei cantautori italiani, maturando un genere mio. Genere che però non mi è bastato quando volevo scrivere delle canzoni lunghe, un libro. E allora ho cominciato a scrivere libri come se fossero delle canzoni lunghe. Eh, dopodiché mi piaceva l'idea di raccontare a teatro dei contenuti che non fossero raccontabili in tre minuti, allora ho, testo, ho scritto dei testi teatrali. Insomma, alla fine io tutto sommato credo che se dovesse esserci un'unica parola che mi racchiude... Eh, non sarebbe artista, che mi piace molto e ringrazio, eh, non sarebbe regista, non sarebbe scrittore, non sarebbe, ma sarebbe autore, cioè autore di canzoni, autore di testi letterari, eh, quindi autore di libri, autore di testi teatrali, eh, autore perché no di altri autori o editore e quindi colui che sponsorizza altri autori, per cui io anche quando faccio il produttore, l'editore, eh, io sono comunque autore insieme a loro perché, laddove non partecipo con la loro capacità creativa, la produco e quindi me ne faccio artefice. E a questo punto ti chiederei l'emozione che hai provato l'emozione che si prova dal cantare dal vivo quando ti si apre la quarta platea e c'hai davanti un pubblico eh, che è emozionato, triste, piange, si, eh, che vive la tua canzone, ti emana quell'energia, ma nello stesso tempo l'emozione che hai provato quando ti sei trovato dall'altra parte del palco perché davanti c'era la tua opera teatrale quali le due differenze che ci sono di emozioni e eh. che sensazione hai provato ma eh, essere sul palco sei più coinvolto nel senso che devi avere una grande fermezza e un grande amore eh, per chi ti ascolta eh, perché lì non sei proprio affatto spettatore di te stesso Mentre nell'altro caso diventi spettatore di se stesso, adesso stiamo anche producendo dei, dei format TV, sempre a tema musicale, cose del genere, ti vedi lì e dici Ok, adesso sono tutte e due, no? Sono come sei tu in questo momento sono io. Per cui dici: ma guarda, essere invece semplicemente registi e vedere qualcuno in diretta, registi teatrali che ti mette, diciamo così, ehm, che mette in atto mette sul palcoscenico una cosa che tu puoi vedere è straordinario perché per un attimo diventi anche più critico, non ti perdoni nulla, no? Perché dici porca miseria, adesso sono anche spettatore, ma dico forse quel tempo lì è un po' troppo lungo, l'altro un po' troppo breve, quel dialogo lì o quel, quel monologo lì andrebbe migliorato, insomma si diventa ancora più critici perché sei proprio dall'altra parte e e, e vedi uno spettacolo per cui ragioni non come critico teatrale, ma come spettatore, e lo spettatore è quello che fa, è il vero autore dello spettacolo. E eh, c'è, andiamo comunque a concludere. C'è una domanda che ti hanno fatto i tuoi, le persone che inizialmente hanno ascoltato il tuo concerto e proprio alla fine del concerto eh, ti si sono avvicinati inizialmente titubanti, forse anche quella domanda che in realtà pensi che ti potessero fare ma in realtà non te l'hanno fatta forse per paura, per timidezza o quella domanda che ti è stata fatta che ti ha lasciato un pochino sorpreso ma alla fine contento di averla ricevuta? Ma guarda, a me le domande sinceramente eh, piacciono tutte perché mi danno, la mi danno la possibilità di partire da lì come spunto per dare... Altre cose, dare di più, cioè, per, non tanto per dare delle risposte a chi mi chiede delle cose, ma per darle anche a me, perché eh, è facile rispondere a domande eh, che, mh, che prevedi perché ti sono già state dette, oppure domande, diciamo così, che eh, vorresti ti venissero fatte, perché così è già la risposta pronta. Credo che la bellezza del poter dialogare eh, stia proprio nella domanda inattesa, quella che non sapevi. E questo ti mette anche alla prova con te stesso, non soltanto con l'interlocutore, con il pubblico. Per cui io non ho ricordi di domande imbarazzanti, ma solo di domande estremamente difficili quanto interessanti. Io intanto ti ringrazio per, per la, la, il racconto che ci hai fatto del tuo mondo perché eh, è, è tanto ampio è vasto eh, però è, è molto affascinante perché in fondo non si, non si smette mai di lavorare ma soprattutto non si smette mai di crescere e migliorare nel tempo sì. e quindi noi, noi ti ringraziamo il reality eh, mm. tutti questi questi talenti e, um, anche Spotify, mm. ma è un vantaggio o uno svantaggio per la musica? Oggi? No, è un vantaggio, è un vantaggio perché noi non sappiamo usare i mezzi, gli strumenti. cioè Oggi noi siamo in streaming per questa radio, eccetera. eccetera. È un vantaggio o uno svantaggio? È un vantaggio, cioè la possibilità di aggiungere qualcosa. Spesso sono le persone che si fossilizzano. In, eh, in passato dividono il passato dal presente e dal futuro, spaventandosi del fatto che comunque le cose siano separabili. Eh, tu, la somma di queste tre cose si chiama tempo e, e quindi il tempo ha le sue, i suoi dispositivi ha i suoi mezzi, i suoi strumenti, non abbiamo il vinile, ok, eh, possiamo stamparlo lo stesso e tenerlo come oggetto, però quello che conta è che noi la musica oggi possiamo ascoltarla in questo grande contenitore che è online, eh, come vogliamo, quando vogliamo, con i mezzi che vogliamo, nella definizione che vogliamo. Io voglio di ascoltarvi James Taylor. O ascoltarmi Nick Cave, o ascoltarmi Van Allen, o ascoltarmi il povero Vangelis appena scomparso, a, a, a ascoltarmi qualunque cosa io vado o su YouTube, o su Spotify, su iTunes e al 90 e per cento sono certo di trovarlo. Una volta invece potevi andare in, una, in un negozio di dischi eh, di, di Harlem, che cavolo ne so io, o di, comunque di New York, cercare Ray Charles, il primo 45 stampato in 2000 copie, sto dicendo una cosa così per dire, no? e non trovarlo. Oggi invece possiamo trovare il senso, quindi non trovi più l'oggetto, ma la musica la trovi ancora. È positivo. È, eh, che dire, ragazze? Un saluto veramente di cuore a tutte quante, a tutti quanti, eh, le amiche, gli amici, eh, le ascoltatrici, gli ascoltatori, quelli che vedono, quelli che sentono, e soprattutto quelli che usano dei mezzi straordinari come quello che abbiamo oggi noi due per continuare a, a farci vivere e a condividerlo con gli altri. Grazie. E vogliamo ricordare gli indirizzi dove poter seguire. Eh, I social, eh, i eh, siti internet, eh, Spotify e tutto il resto. Il sito internet. Allora, io non ho più un sito mio personale perché non mi serviva, eh, però ho l'On Digital playing che è evocativo dell'on plane ed è il sito l'ondigitalplane.com quello dove diciamo è il, il, il sito, il quartier generale di tutte le nostre iniziative, poi c'è ldpvision.com che è la parte diciamo così più legata alla comunicazione di questa etichetta discografica che è diventata anche, anche una, una divisione di carattere creativo, comunicazionale appunto e, e dopodiché che dire Wikipedia tutte queste cose qui le pagine di Facebook come Luca Bonafini ci sono mi trovate e probabilmente eh, mi trova qualcuno anche come profilo perché insomma mantengo sempre una cinquantina di posti che vanno e vengono perché ne, tanto non mi interessa avere profilo 2, profilo 3, profilo un profilo è sufficiente eh, l'importante è che ci siano le persone giuste e noi ringraziamo anche il tuo addetto Stampa, che è molto una persona molto professionale. La Lucilla. Lucilla, grazie! Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.